Prego. Può andare con un commento libero. O sono domande o devo dire? Se il chat va lui, poi magari facciamo. Come volete voi, per me è lo stesso. Prego, va beh, per noi è una vittoria molto importante perché sempre abbiamo giocato questo girone, sono 5 o 6 big, come si dice qua in Italia, sono squadre toste, squadre forti, una di loro è Irons, e sempre giocavamo bene contro questa squadra ma non riuscivamo mai a vincere, quindi oggi per noi è stato un buon pomeriggio di vincere una corazzata di questo girone. Comunque contro Rugo abbiamo giocato, ma contro la Piele, contro Rossetto, che sono squadre toste come erano, sì, e abbiamo perso. Ma penso che oggi, al di là dei tiro liberi del finale, dobbiamo chiudere la partita prima, mancando 2 minuti e mezzo. Ma niente, portiamo la vittoria a casa, una vittoria in trasferta, sempre importante, e come dicevo prima, contro una squadra molto forte come erano. Molto di più, no? per la fiducia nostra, perché adesso abbiamo 2 partite in casa contro Jesse e contro Chiusi. È un girone molto tosto, questo è il girone B, è molto tosto, molto difficile. E niente, continuiamo a fare crescere la squadra, comunque dobbiamo continuare a lavorare. Una squadra che ha cambiato tantissimo dall'anno scorso e quindi ha avuto i suoi problemi di costruire proprio l'intesa per i giocatori, che ha dato grande supporto a Nicoli nel secondo tempo, ma comunque a turno ha trovato giocatori importanti che hanno tenuto la partita non lontana dalla Fabo. Poi quando Nicoli è esploso già nel terzo quarto, ha fatto un esploit per andare avanti, la squadra ha retto e anche nel finale, malgrado i tiri liberi, è riuscita a mantenersi tranquilla. Certo, hai ragione. Io penso che la squadra ha giocato un terzo quarto difensivo molto buono, perché fermare a Irons non era facile. Abbiamo cambiato sul pick and roll, il problema era con Klucznik, non so il cognome, molto difficile. Molto non difficile. Non è facile. Quindi eravamo lì, ma comunque cambiavamo sul pick and roll, andavamo in zona, ma loro hanno giocato bene contro la zona nostra. E Matteo, sì, come tu hai detto, ha esploso. Matteo ha una mano molto interessante, è un giocatore, per me si migliora certe cose del gioco, per me è un giocatore di A2 anche, è un ragazzo di oro che si allena benissimo, e la squadra l'ha sopportato, ha fatto il blocco per lui, abbiamo giocato bene il pallone in attacco, abbiamo trovato a Tyler, a Sean, abbiamo trovato a Des, comunque la squadra gioca come squadra, non abbiamo uno che abbia talento come le altre squadre forti, ma cerchiamo di giocare in squadra, e niente, siamo riusciti alla fine a vincere contro una B. Una domanda sulla difesa, perché eravate partiti facendo diversa zona, sì. E poi a un certo punto siete ripassati a uomo, mi corregga se sbaglio, no. E ha funzionato bene perché vi siete accoppiati bene, non avete concesso loro i vantaggi, quindi anche una modifica tattica durante la gara che vi ha premiato molto. Noi abbiamo pianificato, il mio italiano non è, pianificato la partita come zona uomo, ma io, il suo allenatore molto bravo, ha lavorato questa settimana, mi pare, perché contro il Gema hanno fatto fatica contro la zona, quindi contro di noi no, hanno segnato tutti la posizione, hanno segnato sempre, quindi cambiamo a uomo subito e rimaniamo uomo, soprattutto la difesa del pick and roll, che la giocano bene, hanno giocatori di qualità comunque. Ma noi penso che siamo riusciti in questa tattica di uomo, perché siamo una squadra che si difende bene, attacca bene, ma questa è la pallacanestro, se tu difendi bene vai a attaccare sempre bene, no? non scuro niente, ma siamo riusciti a giocare uomo forte, a prendere rimbalzi, e niente, penso che abbiamo fatto contropiedi quando non hanno lasciato fare contropiedi, abbiamo fatto contropiedi. Ci siamo, grazie a voi.